Scoppia un'altra guerra nel mondo e il Consiglio regionale si ferma nell'ultima seduta per ricordare le tante vittime e condannare l'attacco terroristico di Hamas. A differenza di quanto accaduto alla Camera dei Deputati, qui viene trovato l'accordo su un solo documento che votano tutti. Settimana europea delle regioni e delle città, l'appuntamento viene vissuto da vicino dal Consiglio regionale con una propria delegazione presente a Bruxelles nel Comitato delle Regioni. In questo modo è arrivata anche la voce della Toscana. Il 12 ottobre si è riunito il Consiglio regionale che insolitamente si è svolto di giovedì proprio per le assenze istituzionali dei consiglieri impegnati in Europa. Sono stati approvati anche i bilanci dell'Agenzia regionale di sanità, del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, di Toscana Promozione Turistica e di Fondazione Sistema Toscana. Nel confronto si è parlato anche di migranti, soprattutto minori, di sanità, di multiutility dei servizi. Innovazione, parola chiave che ispira il nuovo premio presentato in queste ore e che sta alla base di tutto il progetto Toscana 2050, che ha vissuto una sua tappa nei giorni scorsi anche a Pisa durante Internet Festival. La seduta di giovedì non poteva non aprirsi con il pensiero all'orrore dell'attacco di Hamas ad Israele. I consiglieri si fermano per un minuto di silenzio. Il presidente interviene così. In aula ho chiesto un impegno di tutte le forze politiche per arrivare ad un documento unitario che sostanzialmente chiedesse di porre fine a tutta questa violenza, di esprimere vicinanza al popolo di Israele, di costruire le condizioni perché si creino corridoi umanitari. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Oggi evidentemente è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. Le immagini di violenza che arrivano ogni giorno da quei territori devono terminare il prima possibile. Serve un impegno dell'Europa. Un impegno forte, l'Europa può giocare un ruolo fondamentale per fermare tutto quello che sta accadendo ed esprimiamo anche ferma condanna verso l'azione terroristica di Hamas. Più tardi nel corso del dibattito c'è stato anche il voto su un documento unitario. C'è voluto tempo, certo, per mettersi d'accordo e limare alcune cose. Erano diversi infatti i testi presentati. Alla fine, però, dopo un'opera di mediazione, il Consiglio non ha fatto come la Camera dei Deputati e ha trovato l'unità su un solo documento che ha alcuni punti fermi: solidarietà a Israele, preoccupazione per la spirale di violenza che si è innescata, auspicio che finalmente si arrivi ad un processo di pace coinvolgendo anche direttamente l'autorità nazionale palestinese. Sì, ritengo sia un gran risultato, un bel segnale la voce che arriva dal Consiglio regionale della Toscana di una condanna unanime nei confronti dell'attentato veramente vile e crudele che Hamas ha sferrato nei confronti delle popolazioni israeliane, e anche di solidarietà a tutte le popolazioni coinvolte. Non è scontato che le maggioranze e le opposizioni si mettano d'accordo sulle cose. In questo caso noi abbiamo lavorato perché questo avvenisse, partendo anche da un documento che noi avevamo presentato, e credo che la richiesta che è lì contenuta di uno sforzo che deve riprendere dal punto di vista diplomatico e che veda anche l'Europa come protagonista per far cessare le armi, per aprire corridoi umanitari nei confronti della popolazione di Gaza, che ora si trova nelle condizioni di dover sfuggire magari anche ad ulteriori azioni di guerra. Tutto questo ha messo d'accordo maggioranza e opposizione. Mi fa piacere che il Consiglio regionale della Toscana sia riuscito a produrre un atto unitario, un atto che condanna in maniera univoca e senza se e senza ma qualsiasi atto di terrorismo, che si stringe vicino alle popolazioni colpite dalla violenza, che rifugge la violenza come metodo per risolvere controversie internazionali e che auspica che il mondo libero e possa fare il proprio ruolo, cioè lavorare per arrivare a una situazione di pace.
che anziché votare 4-5 atti differenti, uno per forza politica, se ne sia votati uno solo, credo sia un segno di maturità anche di tutte le forze politiche che siedono nel Consiglio regionale della Toscana. Il terzo schieramento, rappresentato qui in Consiglio regionale dopo centro-sinistra e centrodestra che abbiamo ascoltato, è quello del Movimento 5 Stelle. Parla la capogruppo, che chiede un impegno anche diretto della Regione Toscana. È un atto importante e serve soprattutto a far capire che l'intento, il primo intento che deve essere portato avanti in questo momento è garantire alla popolazione civile inermi la possibilità di mettersi in salvo con i corridoi umanitari, ma soprattutto per cercare di mettere in salvo tutte le persone in attesa della de-escalation che deve essere assolutamente portata avanti dalla comunità internazionale. La mozione in questo senso spinge l'Italia insieme all'Europa ad avere un ruolo forte per questo processo che deve portare finalmente a una pace dopo decenni in cui quella zona del nostro pianeta non riesce a trovarla. Altre opinioni, una di maggioranza, l'altra di opposizione, quelle di Scaramelli e Ulmi. I due consiglieri parlano anche dello scenario globale che si è determinato. Dobbiamo impegnarsi per fare in modo che i civili vengano salvaguardati e nel contempo serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due stati di vivere in armonia. Serve un grande scatto di responsabilità da parte delle Nazioni Unite, che ne hanno anche un pezzo di questa responsabilità se guardiamo e rileggiamo la storia degli ultimi 70 anni, che oggi si stanno defilando fin troppo da un'assunzione di responsabilità e di presa di posizione. Quindi credo che l'Unione Europea in primis mi sembra non stia facendo nulla, e questo è molto grave. Deve invece entrare in campo e giocare una partita per la diplomazia e per la pace. Credo che ci stiamo avviluppando noi come genere umano su una situazione che invece dovrebbe poter vedere la salvaguardia dei paesi assolutamente unica, quindi ognuno che sia padrone nel proprio stato. La sanità al centro del confronto un'altra volta in Consiglio regionale, prima di tutto con la discussione e il voto sul bilancio di esercizio 2022 dell'ARS, l'Agenzia Regionale di Sanità, ammonta a 2,7 milioni, l'80% è per le spese per il personale, il 12% per la gestione di immobili e attrezzature, il 5% per il funzionamento degli organi dell'Agenzia. È un bilancio che è in linea con quelli che sono gli impegni anche di contenimento della spesa. Noi sappiamo il finanziamento di ARS ormai da tanti anni è lo stesso e dall'anno scorso è stato anche un po' contratto. Questo ARS è stato capace di farlo senza ridurre l'attività di ricerca che è stata alta anche durante quest'anno, e quindi insomma un risultato comunque importante. Il bilancio presenta un avanzo d'amministrazione che, come prevede le leggi, noi abbiamo la possibilità o di rimandarlo nel bilancio, e quindi nel bilancio generale della Regione, o di mantenerlo ad ARS vincolandolo ad un lavoro specifico, e abbiamo chiesto appunto che ARS faccia un lavoro sull'andamento della spesa privata da parte dei toscani in sanità non convenzionata, anche perché c'era uno studio ante Covid e quindi questo poi ci può permettere di fare un benchmark dell'evoluzione da prima del Covid ad ora. L'utile è di 76.000 euro e di qui parte la valutazione critica del consigliere Ulmi. Noi ovviamente, quando c'è una società che funziona, dovrebbe consumarli tutti e probabilmente chiederne dei nuovi. Invece il bilancio da 4 milioni è passato a 3 milioni e 500, 3 milioni e 600. Quindi è evidente che non viene utilizzata nella potenzialità delle sue competenze. In ogni caso, anche al di là del giudizio sul bilancio, sollecitazioni per il lavoro futuro dell'Agenzia arrivano da tutti gli schieramenti. Noi non abbiamo un sistema che oggi garantisca un monitoraggio attento sull'impiego delle risorse, e l'Agenzia Regionale di Sanità non può ridursi a svolgere il proprio ruolo di semplice monitoraggio, di semplice raccordo, quando invece potremmo sperare e auspicare di avere dei soggetti delle agenzie regionali che svolgano un ruolo molto più attivo, ripeto, proprio in termini di programmazione. Quindi, il tema delle risorse è un tema che c'è nel sistema sanitario,
Il tema invece che viene molto spesso sorvolato, su cui spesso non si dibatte, è quello della programmazione. Non stupiamoci se molto spesso ancora le liste di attesa non riescono ad essere smaltite nel nostro sistema sanitario, perché questo dipende, dal nostro punto di vista, da una totale mancanza di programmazione rispetto ai fabbisogni. All'ARSE va chiesto sempre qualcosa di più. Lo stato della salute toscana non è in salute, questo è un dato di fatto oggettivo, serve migliorare la risposta dei servizi sanitari della Toscana. Su questo noi stiamo lavorando per incidere, penso sulla possibilità di utilizzare anche del personale che ha dei titoli riconosciuti a livello europeo ma che possa lavorare, perché oggi a livello di sanità convenzionata o privata c'è difficoltà a trovare il personale, c'è una difficoltà del sistema pubblico a dare risposte puntuali in tempi certi e quindi bisogna migliorare, c'è una difficoltà economica a far quadrare i conti, le questioni sono aperte, quindi credo che l'ARSE possa essere di supporto al decisore politico per assumere delle scelte di responsabilità che credo nelle prossime settimane vadano assunte. La questione dell'assistenza territoriale è al centro di una mozione presentata dal PD che viene discussa e approvata in aula più tardi e si ricollega, secondo il testo, anche alla disponibilità ora messa in dubbio delle risorse del PNRR per realizzare e far funzionare le case di comunità. Per la Toscana erano previsti 104 milioni. Con il sì della maggioranza è stato approvato il bilancio preventivo 2023-2025 dell'ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. C'è stato poi il voto favorevole, sempre a maggioranza, al bilancio di esercizio 2022 dell'Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica. Di questi argomenti parleremo ampiamente anche con le interviste realizzate tra una settimana nella nuova puntata di Regionando. La multi-utility dei servizi della Toscana centrale esiste già, ma i suoi piani di sviluppo ancora non sono ben definiti. Intanto spieghiamo cos'è. È un'unica azienda dei servizi pubblici locali attiva nei settori di ambiente, ciclo idrico integrato ed energia. È costituita dai comuni di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli ed altri comuni toscani. La questione adesso è quotarla o no in borsa. L'iniziativa, quella di un'interrogazione alla Giunta, parte in questo caso dal consigliere di Forza Italia Marco Stella. Qual è la nostra preoccupazione? È che la politica interferisca, entri nelle scelte di carattere industriale, e il segretario del Partito Democratico non se lo può permettere. Io lo rivendico ad alta voce, non c'è un segretario regionale di partito che entra o che ha la possibilità o il diritto di entrare dentro schemi di carattere di politica industriale. È un errore, Presidente, è un grandissimo errore quando la politica si arroga il diritto di fare le scelte. Gianni risponde che la decisione finale sulla quotazione in borsa non compete alla regione, che intanto però si può pensare ad una forma di azionariato diffuso. Ecco una carrellata di opinioni, partiamo dalla maggioranza. Noi mettiamo in campo le regole, mettiamo in campo la programmazione, definiamo quelli che sono gli impianti che servono, per esempio rispetto alle produzioni e al riciclo dei rifiuti, dobbiamo consentire di avere l'energia, il calore per i toscani a un prezzo più basso, per cittadini e per imprese, dobbiamo migliorare nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti e dobbiamo soprattutto favorire di avere un sistema industriale che produca delle economie. Poi i sindaci, le società partecipate devono fare il proprio lavoro, quindi molte volte credo ci sia una sovrapposizione di ruoli. La costituzione della multi-utility è un passo avanti in Toscana nel processo di aggregazione delle aziende e dei servizi. È importante che questo processo vada avanti coinvolgendo sempre più territori, come pare stia succedendo in questi mesi. Poi si porrà il tema di come finanziare gli investimenti. È una società che serve per fare investimenti nei rifiuti, nel settore idrico, nel settore energetico, e quindi l'azienda poi dovrà porsi il tema di come finanziarsi. Se non è la borsa sarà un altro sistema, però l'aggregazione forte permette ai cittadini toscani di non avere soggetti industriali di altri luoghi che vengono a colonizzare la Toscana e quindi poi a fare utili. E ora due flash dalle opposizioni. Già dopo due anni noi siamo sostanzialmente a ridiscutere quello che è una scelta di politica industriale che però, permettetemi, nasce anche da un confronto politico interno alle forze di maggioranza che oggi hanno ribaltato quelle che erano le premesse iniziali. Io credo che su un tema come questo sia mancato un confronto nel merito delle scelte. Io penso che oggi la partita dei servizi pubblici locali, che non è solo
piano dei rifiuti, che è la partita essenziale, anche perché oggi gli impianti in Toscana, come ho già detto, non sappiamo ancora dove saranno localizzati e quali saranno, nonostante le manifestazioni di interesse. Ma servizio pubblico è anche gestione del servizio idrico, è gestione anche del trasporto pubblico. Noi abbiamo delle partite importanti che oggi si giocano sulla pelle, sulle spalle dei consumatori. Noi crediamo, per quanto riguarda per esempio la gestione del settore idrico, e lo sta facendo proprio l'autorità idrica toscana anche in questo periodo, delegando e quindi creando dei subambiti e quindi cercando in realtà una gestione ben diversa rispetto a quello che sui rifiuti, sulla gestione dell'acqua, dell'energia, la regione in questi anni ha cercato di accentrare. Sicuramente si sono peggiorati i servizi, si sono aumentati i costi e nei termini in cui questa discussione viene portata avanti sulla multi-utility non crediamo che possano risolvere i problemi veri dei cittadini, che è quello di pagare bollette meno care e servizi più adeguati. L'Europa parla un po' anche toscano. Nella settimana europea delle regioni e delle città la voce del Consiglio regionale è stata rappresentata dal presidente Mazzeo, dal presidente della Commissione Gazzetti, dalla consigliera di opposizione Tozzi. Il presidente Mazzeo è intervenuto in particolare durante la sessione plenaria, la 157esima del Comitato delle Regioni, con tre proposte specifiche. La prima, maggiori investimenti in sanità pubblica per fare in modo che chi nasce nel borgo più piccolo della nostra regione possa avere gli stessi diritti alla salute di chi nasce a Firenze, a Bruxelles, a Berlino. Due, provare a fare in modo di applicare la norma toscana sullo psicologo di base e la prima a livello nazionale in tutta Europa, perché la salute, e oggi è proprio la giornata per la salute mentale, è fondamentale quanto quella fisica. E infine, in ultimo, non per importanza, di intervenire sull'etichettatura sanitaria del vino, perché così non si colpisce l'abuso di alcol, che è vero, fa male quando è troppo, ma si demonizza un prodotto che è storia, cultura e tradizione per la nostra regione. Innovare per crescere, pensare al domani per fare scelte coraggiose già oggi, si è intitolata I futuri desiderabili, l'iniziativa del progetto Toscana 2050 che si è svolta nell'ambito di Internet Festival a Pisa. L'ambizione di questo progetto è quello di creare le traiettorie affinché in un lasso di tempo ragionevole si possa focalizzare l'attività economica, ma anche quella, diciamo, delle istituzioni, su un luogo che possa consentire benessere diffuso, perché è questo l'interesse della comunità toscana, ovvero quella di avere la possibilità di creare ricchezza e di distribuirla in una logica sostenibile. Si tratta di muoversi in due modi. Un modo è prevedere il futuro prevedibile, cioè che vi saranno evoluzioni, come si dice, incrementali. Ma la sfida vera è prevedere il futuro imprevedibile, che è quello che per esempio può derivare da scoperte fondamentali, che noi in Toscana possiamo seguire, perché in Toscana fortunatamente abbiamo quello che poi conta, cioè patrimonio umano straordinario, perché abbiamo università di eccellenza, abbiamo un mucchio di studenti che fra l'altro vengono da tutta Italia e anche da tutto il mondo, e che sono il vero motore di quello che è, diciamo, l'innovazione. L'introduzione a tutti gli interventi è stata del presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo, che è promotore e grande sostenitore di Toscana 2050. Arrivai qui a Pisa proprio 27 anni fa, arrivai per studiare, per formarmi. Da oggi al 2050 ci sono 27 anni. Sembra un tempo così lontano, ma è un tempo molto vicino. È il tempo in cui va costruito il futuro. O la politica o le istituzioni hanno la capacità di fare le scelte nella direzione che anticipino il cambiamento, il progresso e lo guidino, oppure non svolgono la loro funzione sociale. Ecco perché siamo qui, oggi lavoriamo a questo progetto per cercare di offrire ai nostri figli, che saranno i protagonisti del 2050, un futuro migliore. Il presidente ha fatto anche una premessa interessante dal punto di vista demografico. Proprio nel 2050 in Toscana ci saranno 3 milioni e mezzo di abitanti, il 35% di essi sarà over 65, solo l'11% sarà under
Under 14, una situazione nuovissima con cui dovremo fare i conti. Dovranno però essere i giovani la leva dello sviluppo e su questo interviene il rettore dell'Università di Pisa. L'università statutariamente prepara i giovani, quindi deve prevedere il futuro. Come penso sarà uno dei temi del dibattito, la prima cosa è tenerli giovani oltre ad averli formati. Uno dei temi sarà probabilmente la fuga dei cervelli e questo è un impegno che stiamo svolgendo a vari livelli, è un problema che va incastonato in un contesto più ampio. Se vogliamo essere onesti, al di là delle questioni della possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, delle cordate, dei bias vari, la ragione prima della fuga dei cervelli, purtroppo, devo dire purtroppo, è puramente economica. Un concetto che sentiamo risuonare più volte qui è quello di sostenibilità, perché certo ogni passo verso il futuro dovrà essere sostenibile. Ma come possiamo intendere tutto questo? Donato Speroni è il responsabile della redazione dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Sostenibilità non è soltanto clima, non è solo ambiente, è anche lotta alle disuguaglianze, attenzione appunto ai più deboli, come dice del resto l'agenda 2030 dell'ONU, che nessuno deve essere lasciato indietro. Quindi noi con l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile cerchiamo appunto di coinvolgere tutti i soggetti impegnati nella realizzazione dell'agenda 2030 proprio per trovare delle soluzioni concrete. Avete più tempo, 2050. 2050 è la proiezione molto più complessa, perché possono succedere tante brutte cose, oppure possiamo riuscire a costruire un futuro sostenibile, oppure c'è una terza ipotesi che è quella di un lento degrado, cioè le cose potrebbero andare sempre peggio, il mondo potrebbe essere sempre meno bello, attraente, insomma a questo punto noi dobbiamo evitare questo, che forse è il futuro più probabile, più pericoloso, questo è quello che dobbiamo evitare. Sono temi tutti questi che riecheggiano anche 7 giorni dopo nella presentazione a Firenze dell'edizione 2023 del Premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci. Lo approfondiremo questo premio la prossima settimana, diciamo intanto però che il bando è aperto dal 16 ottobre al 10 novembre. Ci sono 4 categorie, startup innovative, ricerca, sviluppo, innovazione digitale e sostenibile, brevetti, welfare e parità di genere. C'è anche un premio speciale per gli under 40. Questo weekend invece, e parliamo di tutt'altro, è quello di Boccacesca a Certaldo e magari molti dei nostri telespettatori ci sono stati, una manifestazione che coniuga la bontà dei nostri prodotti e la bravura dei nostri artigiani. Devo dire che come ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ma credo di poter parlare a nome di tutto il Consiglio regionale, è un grande piacere ospitare qui nei locali del Consiglio appunto la presentazione di questa 25esima edizione, perché la Toscana è questo, sono borghi straordinari, è la celebrazione delle nostre eccellenze. Certaldo, devo dire, si contraddistingue da sempre per manifestazioni di altissimo livello e questa sicuramente una fra quelle, per cui io credo, ecco, che questi momenti siano molto importanti nel fare comunità, nel riscoprire i gioielli del nostro territorio e nel saperli promuovere dando un profilo profondamente radicato con la nostra storia, con i nostri usi e costumi. Prima di concludere diamo anche un annuncio, la Festa della Toscana che culmina il 30 novembre sarà quest'anno dedicata ai valori umani e alla lotta alle disuguaglianze nel segno di Don Lorenzo Milani. Il 2023 è il centenario della sua nascita e diventerà Don Milani un punto di riferimento per tante iniziative pubbliche organizzate proprio in occasione della Festa della Toscana. Regionando termina davvero qui. Ci ritroviamo venerdì prossimo alle 21.10, subito dopo il nostro TG della sera in tutta la Toscana sul canale 15 di Telegranducato.